ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video e rieccoci tornati finalmente con i video. Oggi ragazzi sono qui con un video diciamo vlog, un video chiacchierata nel quale vi racconterò una cosa che mi è successa a Los Angeles, dato che sono stato in vacanza studio. Per chi non lo sapesse, ora aprirò anche una piccola premessa che ha a che fare diciamo con la sfiga. Infatti il titolo di questo video è La sfiga. Oh merda. Che è un titolo abbastanza tragico per farvi capire che in questo viaggio c'è stata veramente tanta sfiga nei miei confronti e nei confronti di tutti i miei amici. Perché è successa una cosa che non avete idea. Adesso ve la racconterò. Non sarà ovviamente frustrante quanto viverla, ascoltarla intendo. Però comunque cercherò di raccontarvi il meglio di ciò che c'è accaduto. Sono in questo video con due miei amici. Vabbè ragazzi, ho i brufoli, andranno via. Prima però di cominciare con la storia sfigata che vi voglio raccontare, vi apro due piccole premesse, due piccole parentesi. Come prima cosa sul cappellino, perché ho dei capelli talmente orribili che dovevo mettere sul cappellino. E come seconda cosa, mi avete chiesto in veramente tantissime persone nel mio video a Los Angeles, nello scorso video, che se non avete visto andatelo a vederlo cliccando lì, se ci sono stato per i cavoli miei, se ci sono stato con la mia famiglia, se sono stato in un college, in vacanza studio, questo genere di cose che io vi avevo già detto in praticamente tutti i miei scorsi video. È una cosa che mi ha fatto abbastanza arrabbiare, mi ha dato abbastanza fastidio, perché ci sono molti di voi che mi mandano messaggi e mi continuano a dire: ehi Applicker, ti seguo da quando avevi 7 iscritti, tutti che mi seguono da quando avevo 7 iscritti, e poi non ascoltate neanche quello che dico nei video. Perché io nei miei video ho detto, sia nei miei video che su Telegram, su Twitter, su Facebook, veramente ovunque, che sarei stato in vacanza studio, e poi mi venite a chiedere se ero in vacanza studio o no. Ma tralasciando questo piccolo fatto, prendetevi dei popcorn e godetevi questa storia. In teoria saremmo dovuti partire alle 4 di mattino circa, io e dei miei amici ovviamente, che ci sarebbero stati in gruppo con me in vacanza studio, per andare a Milano prendere il volo aereo e andare a Los Angeles per 12 ore di viaggio. Ero veramente convintissimo che sarebbe andata così, ma quando sono arrivato al punto di ritrovo, mia mamma mi ha detto che avrei dovuto fare scalo a Roma, senza che nessuno me l'avesse detto prima. Però vabbè, già qui uno dice chi se ne frega, insomma, vai a Roma e da Roma vai a Los Angeles, e già qui comunque non ha molto senso, perché se ci pensate il volo più o meno da Los Angeles, da Milano a Los Angeles, sarebbe dovuto essere una cosa del genere, per cercare di stare meno staccati possibili da delle terre in caso di atterraggi di emergenza. Almeno sarebbero potuti atterrare più velocemente, più facilmente. Vabbè, insomma, non so perché si viaggia in quel modo e non si attraversa direttamente l'oceano. Quindi fondamentalmente noi siamo partiti da Milano, siamo andati a Roma e da Roma siamo ripartiti per Los Angeles, perdendo almeno 3 ore o 4 ore del giorno. Ma tralasciando questo, insomma, era nei programmi, era così, bisognava fare così, non potevamo cambiarlo. Evidentemente non c'era un volo diretto da Milano, perché sennò avremmo preso quello per andare a Los Angeles. Quindi abbiamo preso l'aereo da Milano, circa 4 ore tra check-in, volo e balle varie, bagagliaio, tutte quelle cose lì. Siamo arrivati a Roma. A Roma abbiamo aspettato un po' di tempo in aeroporto e abbiamo cambiato aereo e siamo partiti per Los Angeles. Fatto sta che la sfiga vuole che nel momento in cui noi stavamo andando a Los Angeles, una cinese di merda, e scusatemi se ve lo dico così, ma veramente una cinese di merda che mi sta sul culo, spero che sia morta, ad un terzo di volo si è sentita male e abbiamo dovuto fare addirittura un atterraggio di emergenza in Germania. Quindi va bene, mi dispiace, se sentite male, atterriamo in Germania, tra l'altro quando siamo atterrati guardavamo fuori dai finestrini e c'erano una cosa come 8 ambulanze nella pista d'atterraggio, manco fosse esploso l'aereo con i pompieri, non so, hanno portato via sta cinese cicciona, l'hanno lasciata lì e noi siamo stati 5 ore al caldo in mezzo alla pista dentro l'aereo, non potevamo nemmeno uscire dall'aereo. 5 ore a fare niente
da fermi, per cui non stavamo neanche andando. Dopo queste 5 ore il comandante dice: ciao a tutti, qui è il comandante che vi parla. Vi dobbiamo annunciare che non possiamo andare a Los Angeles perché faremmo delle ore di troppo, dato che abbiamo aspettato troppo tempo. Quindi vi riporteremo a Roma. Quindi siamo dovuti ripartire dalla Germania a Roma e da Roma a Los Angeles, facendo una cosa come almeno 24 ore di volo complessivo per andare a Los Angeles, quando ne sarebbero bastate 12. Poi al ritorno ci sono stati almeno 2 ore di ritardo, per cui con i voli io e il mio gruppo siamo stati veramente molto sfigati. Però per il resto è stata una vacanza veramente bellissima, mi sono comprato un sacco di cose, adesso ve le faccio vedere. Ho comprato questo skate che mi è costato veramente tantissimo, non vi dico neanche la cifra perché sennò mi date del viziato di merda e robe del genere. Una pallina dei Dodgers, dato che siamo andati a vedere una partita di baseball il 4 di luglio, per cui è un giorno veramente molto importante per l'America. Poi ho comprato queste scarpe che sono veramente zarrissime, però insomma mi piacciono e quindi le ho comprate. E poi vabbè, ho comprato delle magliette e delle cose del genere che non sto neanche a farvi vedere. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Non so se qualcuno di voi è mai stato così sfigato come lo sono stato io per voli aerei, perdita di voli e cose del genere. Fatemi sapere se anche voi avete avuto delle sventure del genere nella vostra vita. Scrivetemelo quindi qui sotto nei commenti. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Iscrivetevi al canale, lasciate tantissimi mi piace e adios!